Non si presenta in aula il sindaco di Taranto Ezio Stefano, il primo cittadino attesissimo in consiglio dopo le voci di possibili dimissioni dall'incarico a seguito del presunto coinvolgimento nell'inchiesta Ilva, diserta la seduta dell'assemblea comunale. In aula c'è chi arriva con manifesti di protesta e chiede dimissioni subito. In realtà Stefano nei giorni scorsi ha spiegato di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia, ma ha anche aggiunto di essere pronto a dimettersi nel caso dovesse ricevere la comunicazione giudiziaria. I reati ipotizzati sono l'abuso e l'omissione di atti d'ufficio. In aula, tuttavia, registrata l'assenza del sindaco, i capigruppo chiedono spiegazione. La dichiarazione del sindaco circa anche le eventualità di probabili dimissioni, siccome è stata comunicazione degli assenti giustificati, vorremmo sapere se il sindaco interviene oggi in aula. In calza anche Capriulo. Ci saremmo aspettati almeno un motivo di chiarezza. Io personalmente sono e continuo ad essere un garantista, per cui non chiederò le dimissioni di nessuno, però siccome l'argomento è stato, diciamo, tirato in ballo dallo stesso sindaco, mi sarei aspettato che con correttezza ci venisse comunicato qualcosa in questo Consiglio Comunale. Chiede di spiegare pure il leader dei Verdi. Il sindaco però fa una dichiarazione così importante, dice alla città: se io sono indagato mi dimetto, oggi il sindaco non viene, la città ha il diritto o non ha il diritto, signor Presidente del Consiglio, ha il diritto o non ha il diritto di sapere se il sindaco nelle prossime ore, nei prossimi giorni rassegnerà le dimissioni in virtù della veridicità di cose che noi non sappiamo, io non lo so se sono vere, che solo il sindaco può sapere. Se è indagato o non è indagato. A prendere le difese di Stefano è il capogruppo di SDS Spalluto. Che gli impegni del governo vengano mantenuti, che gli impegni delle industrie vengano mantenuti, che si possano dare risposte sociali, risposte al lavoro. Io credo che solo chi non vuol bene alla città e chi pensa al proprio tornaconto politico personale può auspicare le dimissioni di un sindaco o in questo. Poi naturalmente noi rispettiamo le decisioni che attengono poi alla persona, ma secondo me non c'è nessun presupposto affinché si possano chiedere o ipotizzare le dimissioni. Grazie. La città ha il diritto di sapere se il sindaco nelle prossime ore rassegnerà le dimissioni per motivi che noi non possiamo conoscere, ha aggiunto Bonelli. La sua assenza, ha detto, è uno sgarbo alle istituzioni. La città di Taranto ormai è una città allo sbando. Il sindaco Stefano dichiara che si dimetterà se risultasse vero che la magistratura l'ha sottoposto a indagini, ovvero che è indagato. Però il sindaco oggi non si presenta in aula, sfugge, e questo è un atteggiamento incredibile, irresponsabile. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il PDL. Ma noi crediamo che quella dell'inchiesta è solo una scusa per il sindaco Stefano per potersi dimettere, perché egli avverte che dopo 6 anni di amministrazione tutti i problemi che ha affrontato la sua giunta sono rimasti irrisolti e per lui questa sarebbe la giusta scappatoia per fuggire dai problemi ad abbandonare la città in uno stato di degrado assoluto. Ma SDS non ci sta. Dimettersi ora significherebbe consegnare la città ad un lungo e assurdo periodo di commissariamento. In un momento in cui la città sta acquisendo le aree demaniali, sta portando avanti opere pubbliche importanti, ha da assistere la crescita e il dilagare di povertà in città, ha da pensare al rilancio della nostra città, che bisogna farla pesare in sede governativa. Oggi finalmente, dico finalmente, abbiamo un governo, Taranto si deve rilanciare, e che fa il sindaco? Si dimette, l'amministrazione cade, si ha un commissariamento che è prevedibile di oltre un anno e una città che rimane in stand-by rispetto a cosa? A un'ipotesi di omissione, forse. Mi sembra troppo presto.